Buongiorno, oggi sto preparando il pollo con le patate. Lo faccio però sul fornello, senza accendere il forno, grazie al coperchio Magic Cooker. E in questo caso lo faccio nella pentola rettangolare Black Diamond. Basta mettere poco 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 di olio e il pollo. Le patate le metto successivamente. Il pollo è anche ancora un po' surgelato, ma va benissimo perché con Magic Cooker si può fare tranquillamente. E copro. Accendo e cuocio a fiamma alta per qualche minuto, giusto il tempo che si riscaldi un po' la pentola, e poi abbasso e vado sempre di fiamma bassa. Poi dopo metto il sale e gli aromi, ma questo lo vediamo dopo. Allora, spengo la fiamma quando devo magari girare una pietanza, perché Magic Cooker cuoce a bassa temperatura. E se lo tolgo e tengo la fiamma ancora accesa, la temperatura all'interno si alza e questo non lo vogliamo, perché dobbiamo mantenere la bassa temperatura per mantenere intatte tutte le proprietà degli alimenti. Ora le ho girate e accendiamo. Una fiamma medio-bassa. Adesso spengo sempre e aggiungo un po' di... Questo è un mix di spezie, aromi, rosmarino, salvia, paprika, insomma, per aromatizzare la carne. Giro ancora. Ho sempre la fiamma spenta, eh. Sempre fiamma medio bassa. Ora ci aggiungo le patate, spengo sempre, sposto un po' il pollo visto che comunque questa è una pentola molto capiente, c'è tanto spazio. Allora, le patate le ho pulite, lavate, tagliate a spicchi e messe in acqua molto fredda per diverso tempo. L'acqua l'ho cambiata più volte per far eliminare tutto l'amido. Le ho condite con un poco di olio e sempre quel mix di aromi. Ora le metto dentro. Spazio. Adesso accendo e alzo un poco poco la fiamma per qualche minuto, poi dopo la abbasso nuovamente.